Finché le cose non ti toccano personalmente, le prendi un po' sotto gamba, forse, no? Non sotto gamba, comunque ne prendi atto, però non ti toccano personalmente. Al momento che ti toccano personalmente, beh, ti arrabbi tanto, ma tanto, 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 tanto. Parlo della violazione del diritto della privacy. Se ne ha un gran parlare in questi giorni. Ho avuto modo di sottoscrivere degli appelli affinché questa legge, così come viene discussa allo stato attuale, veramente chiude i battenti, farà chiudere i battenti a chiunque voglia comunicare sul web. Ma al momento che mi ha toccato personalmente, per me questa Articolo 13 può passare così com'è. Allora è successo che una mia immagine sia stata utilizzata a scopi ben precisi per avvalorare un certo tipo di operato. Allora, mi sono messa subito in contatto, sono stata informata da più persone, sono andata a verificare per mio conto e la rabbia era alle stelle, era ed è alle stelle, cioè non mi sono calmata. Prima di comunicare alla polizia postale e prima di procedere e parlare con il mio avvocato, ho provato a contattare l'azienda in questione. Devo dire che chi mi ha risposto è stato molto gentile perché non era all'oscuro e comunque si è adoperato affinché questa cosa venisse chiarita. Ma il buffo della faccenda è che proprio nella stessa giornata avevo visto sempre in questo caso su YouTube, un video dove venivano utilizzate le immagini di Lisa Eldridge. Mi sono adoperata immediatamente affinché Lisa Eldridge fosse a conoscenza di questa cosa e ho taggato su Instagram altre amiche affinché questo messaggio potesse arrivare alla Lisa Eldridge per il seguito che compete. E subito dopo, tempo, un'ora, 2 ore, è successo a me. Ecco, io mi ero accorata per il fatto che era successo a una persona che non conosco fisicamente, ma che conosco e apprezzo come professionista, e mi ero accorata così tanto che dopo 2 ore questa cosa è successa a me. Rispetto a Lisa Eldridge non sono nessuno, ma questa mia immagine, non contestualizzata nel contesto, beh, è stata utilizzata a proposito. E sono veramente arrabbiata, sono veramente arrabbiata. Il mio avvocato mi ha pregato di stare calma e decidere quando procedere. Come e quando procedere? Io ovviamente ho l'evidenza e dico che se a questo punto le cose devono essere a questo livello, cioè il web è una fonte infinita di informazioni che possono essere utilizzate da chi che sia, senza che tu ne dia il consenso. Allora lasciamo perdere di chiacchiere, di parole. Io vedo i miei suggerimenti, o no i suggerimenti, quello che io faccio di skincare. Ad esempio, prendo quello come argomento perché è quello che tratto di più. Ma poi vedo video dove vengono riportate di pari passo le stesse parole, dice non c'è niente di strano. Video dove non viene citata neanche la fonte, non fa niente. Questo
questo è il gioco al massacro, no? Perché chi ci lavora tanto su se stessa per arrivare a certi risultati e chi si trova la pappa pronta copiando qua e là. Io mi ricordo i tempi che Ornitorella lamentava di copia e incolla da blog, adesso ci sono copia e incolla su YouTube, su Facebook, su tutto, ti rubano le immagini, non c'è una legislazione in merito, non c'è una legislazione in merito. Io vi devo dire una cosa, questa cosa succedeva tantissimi anni fa anche in televisione. Io ebbi modo di partecipare ad alcuni programmi televisivi e ogni qualvolta ho detto anche ba o b, ho sempre dovuto firmare una liberatoria, sempre, sempre, perché questa legislazione, la televisione, i mezzi di comunicazione televisivi le hanno già acquisiti da tempo e forse ed è tempo che ci sia oggi una legislazione che cauteli ognuno di voi, voi che postate foto dei vostri figli, della vostra vita, del paese dove vivete, del vostro stile di vita, della vostra macchina, di quello che fate, cioè qualsiasi cosa che viene mostrato su YouTube, ripeto, ma dappertutto, Instagram, cioè siete alla mercé di chiunque voglia e può usare abusivamente la vostra immagine. E questo non è giusto, non è giusto, non è assolutamente giusto. Quindi l'articolo 13 farà chiudere, se così è, farà chiudere il web. Io credo che ragioneranno molto su questa cosa, perché tutto si muove sul web adesso, la comunicazione, la promozione, qualsiasi cosa si muove sul web, ma deve essere regolamentata e molto duramente, perché non è possibile, non è più possibile che le immagini, le nostre immagini, la nostra vita sia alla mercé di tutti. Non è possibile, forse ho ripetuto il concetto, ma che sia chiaro. Ovviamente, niente, avrei voluto parlarvi dei grilli, ma creerò proprio uno spazio di racconti, di brevi racconti della mia vita. Non so, farò qualcosa del genere. Quindi questo non era un messaggio previsto, è stato un messaggio nato così da quanto è accaduto. E pertanto io prego vivamente, sì, con questo articolo 13 dovrebbero chiudere tantissimi canali, dovrebbero essere oscurati tanto, tanto, tanto di quello che noi anche ricerchiamo sul web, come informazioni, come tutto, ma deve essere regolamentato, perché non è possibile, non è possibile. Se qualcuno vuole usare la mia immagine o la targa della mia macchina, deve avere la mia liberatoria per poterla utilizzare, altrimenti non c'è nulla da fare. Benvenga. Ripeto, mi sono accorata per una cosa che è successa a una persona che non conosco ma che stimo, una persona, una professionista nel suo campo, e dopo 2 ore è successo a me. Non ci sto. Ed ero così arrabbiata per il suo caso che potete solo immaginare come possa essere arrabbiata io ieri e oggi. Niente, vi saluto così, grazie, buon ascolto e pensateci bene in tutto. Laggiù
laggiù nel web, nell'aria, nell'etere, c'è tutto, altro che Grande Fratello, altro che Grande Fratello. Vi saluto, buona giornata. Ciao.